Venerdì 16 luglio, presso i capannoni dei carri di Viale Piceno a Fano, la conferenza stampa del Carnevale Estatico del 2021. Ci troviamo proprio vicino al fuoco. Il fuoco, sì, perché Dante sarà protagonista di questo Carnevale Estatico. Il Carnevale di Fano è il carnevale più dolce d'Italia dal 1347. Il suo personaggio principale è il Voulon. Quest'anno il nostro carnevale sarà rivisitato e presentato in una forma differente, perché sarà un carnevale statico. Il personaggio principale sarà proprio Dante Alighieri, proprio per festeggiare i 700 anni dalla sua morte. I carri usciranno negli ultimi due weekend di agosto e verranno posizionati nel lungomare e nel centro storico. A questa edizione prenderanno parte i primi tre bozzetti realizzati, che sono diventati dei veri e propri carri a tema dantesco. Ci sarà anche un altro carro rivisitato, e sarà il Carnevale di Fano Story, e poi ci sarà una collaborazione con il Comune di Gradara che presenterà un carro dedicato a Paolo e Francesca. Anche gli istituti scolastici sono coinvolti con varie attività per questo carnevale. Possiamo ricordare l'Istituto Nolfi che prenderà parte alla realizzazione di un carro tutto suo, sempre dedicato al mondo di Dante. Flora Giammarioli, presidente dell'ente carnevalesca, grazie per averci accolti in questa giornata importante di presentazione del programma del Carnevale. Sì, intanto grazie a voi. E, sì, oggi presentiamo il programma del carnevale estivo, chiamato Estatico, perché sarà in forma statica come vuole il protocollo Covid. E avremo due weekend, gli ultimi due weekend di agosto, molto interessanti, frizzanti, sempre nel nome di Dante. Vi cito qualche evento più significativo. Ci saranno con noi Murubutu e Claver Gold, i due rapper che hanno rappato l'inferno di Dante. Ci sarà inoltre uno spettacolo un po' piccante di Imi Silly Noir, che è un'artista che fa burlesque, perché siamo all'inferno, e così come musica rock, spazi dedicati ai bambini a cura dell'associazione Cartone, l'ASET che promuove dei laboratori del riciclo. E in centro storico l'ultimo weekend ci sarà una grande caccia al tesoro, dove parteciperanno e saranno coinvolte tutte le associazioni della città, dai bagnini, le spiagge, le fazioni della città e chi vorrà, ovviamente turisti, ospiti degli alberghi. E chiuderemo con un grande concerto di Samuel dei Subsonica all'Arena BCC, organizzato da On Stage in collaborazione con l'ente carnevalesca. Maria Flora, parliamo di carnevale estatico, quindi immagino che non si preveda il corteo. Sì, è giusto, non è possibile per le norme Covid fare una sfilata, quindi abbiamo pensato, per non fermarci, perché il carnevale dal 1347 non si è mai fermato e non si fermerà quest'anno, una situazione in forma statica, quindi i carri saranno dei grandi palcoscenici dove verranno ospitati degli spettacoli. Le persone saranno sedute, questo perlomeno è fino adesso, poi se ad agosto cambierà qualcosa ovviamente ci adegueremo, e potranno. Saranno piccoli spettacoli, brevi spettacoli di 25 minuti l'uno, ripetuti varie volte durante la serata, e quindi per fare in modo che tante persone possano gustare di questi eventi. Etty
Cristian Lucarelli, assessore al turismo. Un evento importante questo carnevale estivo, questo carnevale statico. Cosa comporta per la nostra economia e per tutto l'indotto? Beh, innanzitutto, quando si parla del carnevale si parla del DNA della città di Fano, quindi più che un evento importante. Quindi l'importanza in un periodo come questo di mantenere un settore come quello del carnevale, come tutto l'indotto che crea, come tutti coloro che lavorano nel carnevale, era per noi fondamentale. Quindi un carnevale un po' rivisto, quindi un carnevale statico ma altrettanto bello, che saprà raccontare appunto il nostro DNA, e quindi la possibilità nel periodo estivo di venire, di trovare, di toccare con mano ciò che siamo e di prepararci per quello che sarà il Carnevale 2022, che sarà bello, che avrà il getto dei dolciumi, che avrà tutto quello che noi abbiamo sempre conosciuto. Quindi un ringraziamento veramente a tutti gli operatori, perché stanno facendo un lavoro enorme e con questo lavoro aiuteranno anche tutto il comparto economico, quindi le attività che sono nella zona mare, nel centro storico, perché il Carnevale si muoverà in questi due assi, aiuterà la città a ripartire. Fano sarà interamente coinvolta, quindi dal mare al centro storico, le attività commerciali in primis, gli eventi che si protrarranno nei due ultimi weekend di agosto attireranno a noi sia persone che abitano a Fano stessa, nelle località circostanti, ma anche, speriamo, da più lontano. Sì, c'è una grande attenzione in questo periodo estivo su Fano, un po' per il progetto Fano Plein Air che sta funzionando, quindi le attività hanno preso spazio nei locali, nei luoghi all'aperto, quindi la città è sicuramente più bella, ma poi tutta una serie di manifestazioni che ci sono per tutto il periodo estivo la rendono veramente viva, e il carnevale corona un po' questo aspetto. Quindi sì, una settimana nella zona mare, e quindi la possibilità di toccare con mano il nostro lungomare per tutte le persone che vorranno arrivare nella nostra città, grandi spettacoli, insomma tutto il lungomare sarà coinvolto, e un giorno nel centro storico, e quindi che ci darà la possibilità di appieno di vivere la nostra storia, le nostre caratteristiche, le nostre bellezze. Due luoghi, perché vogliamo dare la possibilità a tutto il comparto economico di lavorare. Tra l'altro il carnevale porterà anche attività anche nelle zone sud della città, quindi Torrette Ponte Sasso, ma anche in altre zone. Quindi veramente abbiamo voluto far sì che il carnevale contaminasse appieno la nostra città, si presentasse come l'evento importante che è, e facesse promozione di quello che sarà il carnevale del 2022. L'ideatore, il progettista, insieme ovviamente a una ricca squadra di colleghi. Due parole sull'ideazione di questo carro e soprattutto poi per la messa in opera. Va bene, allora il progetto si chiama Lasciate ogni speranza, voi che tirate. È una rilettura del canto 21 dell'Inferno in chiave satirica, dove troviamo molti elementi e situazioni appunto del canto 21, che è uno dei più famosi dell'Inferno di Dante, dove mi sono permesso, ecco, di prendere, spostare, rielaborare alcuni elementi in chiave satirica, in questo caso prendendo di mira la classe politica italiana, che merita sempre queste situazioni un po' così, ecco. Siamo a buon punto, siamo quasi al completamento dei lavori? Sì, diciamo che il grosso è fatto, le figure ci sono quasi tutte, siamo alla fase finale della colorazione, ci sono ancora alcune parti da ultimare in carpenteria metallica, però diciamo che l'80% del progetto è quasi completato, insomma, ecco, ci siamo. Ci troviamo con il maestro carrista Matteo e parliamo di questa novità del Carnevale 2021. L'amor perduto? L'amor perduto, la perdizione. Non riveliamo tutto, ma almeno qualche piccolo dettaglio, qualche informazione. Ci sono le varie tentazioni, i punti deboli di Dante, verranno rappresentati nel carro. Dante che viene richiamato all'ordine, diciamo.
abbiamo la storia di Dante e tanti dettagli, ma entriamo un attimino nel tecnico, che penso sia proprio il tuo campo. Quanto tempo ci vuole dal bozzetto alla realizzazione del carro? Solo di cantiere sono più di 4 mesi. Poi c'è tutta la preparazione, l'idea del bozzetto, e lì un paio di mesi ci vogliono. Quindi il lavoro totale sono sui 6 mesi buoni. Lo staff immagino sia composto da una pluralità di colleghi. Quanti siete a lavorare su questo carro? E siamo una decina di persone, tutte persone con le varie competenze, dal fabbro, il falegname, chi decora, chi modella. Ci sono varie competenze che servono tutte quante per la realizzazione del carro. Cosa vi porta a fare questa cosa? Sicuramente la vostra professionalità, ma probabilmente anche la passione che vi lega al carnevale. Soprattutto la passione, sì. Professionalità, certo, perché siamo arrivati a un certo livello dove ci vuole professionalità, non è più un hobby, una passione, un lavoro da dopo cena. Però sicuramente la passione è la prima cosa che ci lega al carnevale e a questo posto. Dall'interno dei capannoni, dove si vede proprio l'operatività, la produzione di questi carri, vi salutiamo, e vi salutiamo con un proverbio che proprio in questo periodo è un proverbio di grande e buon auspicio: il carnevale guarisce ogni male. Vi aspettiamo, accorrete numerosi al carnevale estatico di Fano nei weekend 21 e 22 agosto, 28 e 29 agosto. Arrivederci.